Mi sono sempre chiesto quale fosse il momento migliore per investire o iniziare ad investire, e questa è anche una delle domande che più spesso mi viene fatta. Perciò eccoci qui. Oggi supponiamo di avere un po' di soldi messi da parte, o perché abbiamo venduto la nostra proprietà, o provenienti dall'eredità lasciateci da qualcuno. Insomma, abbiamo un gruzzoletto che non ci serve ora e vogliamo investirlo. Quando è meglio investire? È meglio investire tutto subito o pian piano nel tempo? Questo è il dilemma principale, e qui nascono per l'appunto due strategie: il lump sum investing e il cost average. Ora vediamo cosa sono queste due strategie e quali sono i pro e i contro. Poi insieme vediamo statisticamente quella che genera più profitto, che penso sia la cosa che vi interessa di più, ed infine quella che è più adatta ad ognuno di noi. Allora, la strategia del lump sum investing consiste per l'appunto nell'investire tutti i soldi che abbiamo a disposizione subito, mentre la strategia del cost averaging, che ho già nominato in diversi video e che potreste aver già sentito con la sigla DCA, che sta per dollar cost averaging, consiste nel prendere i nostri soldi, frammentarli in 10, 20 o X periodi ed investirli scaglionati nel tempo. In realtà tra le due non c'è una strategia migliore, anche perché non tutte le persone hanno lo stesso obiettivo o metodo di giudizio quando investono, e per questo la strategia vincente varia in base a chi la giudica e a fattori come il metodo di misurazione delle performance, l'orizzonte temporale e l'inclusione o meno del rischio nell'equazione. Sicuramente però possiamo andare a vedere qual è la strategia che si adatta meglio a noi, capendo i pro e i contro di entrambe. Perciò ora capiamo le differenze partendo dalla strategia del cost averaging. Sicuramente il grande benefit, il grande pro di questa strategia è il beneficio psicologico mentale. Soprattutto per chi non è abituato a tollerare il rischio dell'investimento, investire un po' alla volta della somma di cui parlavamo prima ci rende più tranquilli e soprattutto meno esposti fin da subito alla volatilità del mercato. Poi la conseguenza di questo, e il secondo benefit, è che se l'asset in cui abbiamo investito perdesse valore dopo il nostro primo investimento, staremmo perdendo una somma percentuale di soltanto una parte dei nostri soldi e potremo con un altro acquisto mediare il prezzo di ingresso. Per questo la strategia si chiama cost averaging, media dei costi. Per esempio, se avessimo 2000 euro e la nostra azione costasse 10 euro, se comprassimo tutto subito avremo 200 azioni. Se dividessimo il nostro capitale in due tranche da 1000, avremo 100 azioni subito, e supponendo un calo di questo asset a 5 per azione, nel momento del nostro secondo acquisto di 1000, riusciremo a comprare 200 azioni, finendo con un totale di 300 azioni ed una media di prezzo d'ingresso di 6,67 euro, contro quella di 10 euro nel caso avessimo investito tutto subito. Saremo sì comunque in una situazione di perdita, ma percentualmente inferiore, e soprattutto avremmo più asset, 200 azioni contro 300 azioni. Ora, per quel che riguarda i lati negativi di questa strategia, possiamo semplicemente fare il discorso opposto. Se al posto di scendere il prezzo dell'asset che stiamo comprando dovesse crescere, investendo tutto il capitale subito avremo un profitto sull'intera somma investita, mentre se dovessimo investire con il cost averaging avremo un profitto solo su una parte del nostro capitale, e nel caso di seconda tranche di riacquisto medieremo il prezzo per l'azione non più verso il basso ma verso l'alto. Oltretutto, un altro lato negativo è che con il cost averaging dovremo fare più operazioni sparse nel tempo, e questo potrebbe avere dei costi aggiuntivi o commissioni dovuti proprio al maggior numero di operazioni. Ma se volete, per ovviare a questo problema ci viene incontro l'ITR, che è anche lo sponsor di questo video ed io ringrazio. Loro sono una nuova piattaforma di investimento che sta spopolando nel Regno Unito e che tra l'altro io avevo seguito nell'ultimo periodo aspettando che arrivassero anche in Europa. E novità, sono arrivati anche in Europa e qui in Italia. E la loro particolarità, oltre all'interfaccia iperintuitiva e la disposizione di più 3000 tra azioni, società quotate e ETF, è il fatto che abbiano zero commissioni, dall'apertura all'operatività, alla ricarica e dal prelievo. Tutto completamente gratuito. L'unica commissione che troverete è quella sul cambio valuta, lo 0,35%, che potete tranquillamente bypassare dato che sono l'unica piattaforma che vi permette di depositare in diverse valute, euro, dollari e sterline, direttamente su diversi conti che loro vi mettono a disposizione. Perciò un hack per risparmiare ulteriormente è cambiare i vostri soldi altrove e poi depositarli sull'ITR nella valuta che vi serve. Ora, se foste interessati ad aprire un conto con loro, qui sotto in descrizione vi lascio il mio link e codice invita un amico con la loro promozione di lancio, tramite la quale potete avere 10 euro bonus non appena depositerete il vostro primo euro nell'app. Dateci un'occhiata perché questa piattaforma potrebbe essere perfetta per eliminare tutte le commissioni. Comunque, riprendendo, quali sono i vantaggi del secondo approccio, quello che in gergo tecnico viene chiamato lump sum investing? E come dicevamo prima, consiste nell'investire in un asset tutto il capitale disponibile fin da subito. Dal semplice ragionamento che abbiamo fatto prima, penso che li abbiate già capiti. Il vantaggio è che se l'azione cresce, essendo all-in, raccoglieremo tutti i profitti. Se invece l'asset perde valore, essendo all-in, avremo perdite su tutto il capitale. E fino a qui
tutto è abbastanza semplice ed intuitivo. La vera domanda è quale di queste due strategie ci fa fare più soldi, dà il maggiore profitto. E nel corso del tempo investitori e studiosi hanno studiato ed analizzato statisticamente entrambe le strategie, arrivando alla conclusione che la probabilità di fare profitto è più alta se si investe tutto subito. In realtà, come conclusione, la potevamo ipotizzare fin da subito, perché se stiamo investendo, ovviamente pensiamo che un domani il mercato possa salire e darci dei profitti. E storicamente, se guardiamo l'S&P 500, l'indice delle 500 aziende americane più capitalizzate, così è stato. Perciò, secondo questo ragionamento, se investiamo tutto subito, abbiamo più probabilità di essere investiti in giorni in cui il mercato cresce. Ma allora, perché esiste anche l'altra strategia? Andiamo più nel dettaglio, perché nonostante questo, anche il cost averaging potrebbe rimanere un'ottima strategia per alcune persone. Guardate per esempio questo grafico di uno studio del 2020 che compara le performance del dollar cost averaging per un periodo di 24 mesi con il lump sum investing. Quando la linea è sopra lo zero, il DCA outperforma il lump sum investing, mentre quando la linea è sotto lo zero, il lump sum investing rende di più. La primissima cosa che possiamo notare è che entrambe le strategie potrebbero rendere di più dell'altra in un dato periodo di tempo. Ma dato che la linea passa più tempo sotto lo zero, investire con la strategia del lump sum è più spesso la scelta vincente. Poi, la seconda cosa che possiamo notare, riprendendo il grafico, è che il dollar cost averaging rende meglio in periodi negativi, in periodi di recessione. Infatti, gli ultimi due picchi che vediamo corrispondono alla bolla del dot-com e alla crisi del 2008. E dato tutto quello che abbiamo appena detto, sorge spontanea la domanda: è possibile anticipare, pronosticare i periodi dove il dollar cost averaging potrebbe rendere meglio della strategia lump sum? Riprendendo sempre l'articolo di Off Dollars and Data, troviamo una tabella molto interessante dove vediamo che più alto è lo Shiller P ratio dell'indice americano in un dato momento storico, meno probabile è che il DCA performi male. Perciò quello che possiamo fare nell'attuale è andare a vedere lo Shiller P ratio. E per esempio, ora, essendo molto alto, si aggira attorno ai 30 ora, possiamo pensare che la strategia del dollar cost averaging per i prossimi due anni possa avere qualche probabilità in più di rendere meglio. Ma attenzione, si parla sempre di probabilità e, come abbiamo visto dal grafico precedente, nel corso del tempo la strategia lump sum ha reso meglio più spesso. Però se pensiamo che nel prossimo periodo ci possa essere una recessione o non siamo sicuri del futuro, allora il dollar cost averaging è la strategia che fa per noi. Poi, in aggiunta a tutto quello che abbiamo detto fino ad ora, c'è un'altra cosa da considerare che il grafico appena visto non considera: il rischio associato ad ogni strategia. E qui, se guardiamo la deviazione standard dei rendimenti di queste due strategie, che ci è utile per capire la volatilità di un asset, che spesso è anche associata al rischio dell'asset stesso, vediamo subito che gli investimenti fatti con la metodologia del lump sum investing hanno una più grande volatilità e quindi un rischio maggiore rispetto a quelli fatti con la metodologia del dollar cost averaging. Quindi, per concludere, quale strategia scegliere? Abbiamo visto che la strategia del lump sum ha una probabilità maggiore di restituirci più profitto, ma abbiamo anche visto che a determinate condizioni di mercato il dollar cost averaging potrebbe farci togliere maggiori soddisfazioni. Ed in secondo luogo, abbiamo anche visto che in base alla nostra tolleranza al rischio è più indicato scegliere una piuttosto che l'altra strategia. Quindi, se avete una certa esperienza con i mercati e la volatilità non vi tocca e non andate in ansia se avete tutte le vostre chip nel tavolo, allora la migliore scelta potrebbe essere la strategia lump sum. Se invece fate ancora fatica a gestire ansia ed emotività, procedete con il cost averaging, perché mentalmente è molto più semplice da gestire. Ed è importantissimo non fare l'errore di scegliere la strategia lump sum perché si crede di riuscire a sopportare le possibili perdite. Fidatevi, un conto sono le parole, ma poi quando vedrete il portafoglio in rosso di migliaia di euro, ne riparleremo. Se siete alle prime armi, per mia esperienza, procedete con calma con la strategia del cost averaging. Sarete molto più calmi e sereni. Abilità da avere sempre quando si investe, perché se andate in ansia rischiate di fare soltanto casini. Poi ovviamente la prima regola quando investite è sempre quella di investire solo ciò che ci si può permettere di perdere e di farlo soltanto dopo che si è strutturato un piano di risparmio. E di quello, se volete, ne ho parlato in un altro video. Poi ovviamente qui stiamo parlando del caso in cui una persona abbia a disposizione un gruzzoletto di soldi e non sappia in che momento investirli e se dividere l'ingresso. Diversa è la storia di chi ha uno stipendio mensile e investe in un piano d'accumulo parte di quello stipendio, cosa che per esempio faccio anch'io e vi ho fatto vedere nel video dei miei investimenti. Spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un mi piace se così dovesse essere, ditemi nei commenti cosa ne pensate e se avete altre valutazioni o studi per approfondire il tutto, iscrivetevi e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!